Lì, come sapete, c'è stato, e come vi ho già detto, c'è stato un pronunciamento di un'autorità indipendente che semplicemente segnalava al sindacato che non c'erano i requisiti secondo come lo sciopero era stato organizzato per uno sciopero generale. Come sapete, insomma, 24 ore deve avere determinate caratteristiche, non è qualcosa che ho deciso io, non è una norma che ho fatto io, non è una decisione che ho preso io, c'è un'autorità indipendente, c'è stata alla fine una decisione del sindacato di appunto farlo rientrare nelle prescrizioni appunto dell'autorità indipendente, ma il governo sulla vicenda ha un ruolo marginale. Se poi mi chiede che cosa penso della protesta, guardi, ho grande rispetto per sempre ovviamente per i diritti dei lavoratori, per gli scioperi. Nel merito posso dire poco perché, come voi sapete, lo sciopero generale è stato lanciato contro la manovra praticamente in estate, quando io neanche avevo cominciato a pensarla. E quindi non posso dire, diciamo, che nel merito sia oggetto di nostri oggettivi errori, perché era stato lanciato molto prima che noi la scrivessimo, e quindi non posso dire niente. Ho ovviamente sempre massimo rispetto di chi manifesta per le proprie convinzioni e per i propri diritti. Non so cosa intenda per toni di sfida, sono d'accordo, come ho già detto, perché era dovuto da parte nostra sul tema della precettazione, cioè sul tentativo di mettere insieme, sulla base della decisione di un'autorità indipendente, ripeto, il diritto da una parte di sciopero e dall'altro il diritto a poter usufruire dei servizi essenziali.